La vicenda forse molti l'hanno dimenticata, il protagonista invece no, è rimasto sicuramente più impresso del reato che a Potenza gli contestano, associazione per delinquere e per il quale è stato rinviato a giudizio. Ma che cosa avrebbe fatto il principe Vittorio Emanuele di Savoia tanto da essere arrestato nel 2006 su richiesta dell'ex PM di Potenza Harry John Woodcock e tanto da far decidere al GUP di Potenza Luigi Barrella di mandarlo a processo? Secondo l'accusa avrebbe corrotto insieme ad altre persone pubblici funzionari per ottenere i certificati necessari all'utilizzo di macchinette mangiasoldi, settore in cui erano attivi alcuni degli altri indagati e in particolare il messinese Rocco Magliardi, indicato come soggetto legato alla criminalità organizzata, e i potentini Tancredi. Il principe decide di non commentare direttamente e affida il suo disappunto al legale, l'avvocato Murgia. È una cosa straordinaria la reazione che ha avuto, posto che lui consolava me. Io ero e sono profondamente deluso da questa decisione, come avvocato, perché ritengo che l'uso dell'aria come materiale da costruzione di un'accusa non facesse parte della nostra cultura e invece ho dovuto ricredermi quest'oggi. Io ritengo profondamente deludente questa decisione, in primo luogo perché a tutto voler concedere questo non è un processo sul quale Potenza abbia mai avuto competenza a decidere, in secondo luogo perché è negli atti che non è mai esistito alcun accordo illecito tra le persone che di questo sono accusate. Al centro dell'inchiesta denominata Savoia Gate vi sarebbe stata un holding del malaffare con a capo proprio il principe di Casa Savoia e impegnata nel settore del gioco d'azzardo. Per questo il 21 dicembre il principe sarà processato a Potenza. Tonia Cartolano, Sky TG24.